Desidero rivolgere a tutta la comunità universitaria il mio saluto personale in occasione delle imminenti festività pasquali. Si tratta, come ovvio a tutti, di una Pasqua particolare quest'anno, che ci vede impegnati ad affrontare uno stato di emergenza mai vissuto dalle nostre generazioni. Un'emergenza che sta stravolgendo le nostre vite, sia nella sfera privata e familiare che in quella lavorativa e di studio. Un'emergenza alla quale nessuno di noi era preparato. Ciò nonostante, per quanto attiene alla sfera lavorativa, credo che il nostro Ateneo abbia dato prova di maturità e grande senso di responsabilità nel saper contemperare il mantenimento di servizi essenziali, con particolare riferimento a quelli didattici e al regolare svolgimento delle carriere degli studenti, con le necessarie misure di protezione personale e di contrasto alla propagazione dell'epidemia. In queste 5 settimane di sostanziale sospensione di tutte le attività in presenza, ci siamo adattati a nuovi modelli di erogazione delle normali attività didattiche. Ci siamo riusciti bene in molti casi e meno bene in altri casi, dove la trasposizione in formato telematico di alcuni strumenti didattici è oggettivamente più difficile. Però, anche in questa crisi, abbiamo saputo conservare quel rapporto ideale, quasi personale, tra studenti e docenti che da sempre rappresenta il nostro tratto caratteristico. Tra gli aspetti più positivi di questo periodo, mi piace ricordare la soddisfatta testimonianza dei nostri studenti che si sono laureati o addottorati in questo periodo. Per loro, i nostri docenti e i nostri tecnici hanno organizzato sedute telematiche con l'unico obiettivo di non far loro perdere l'opportunità di completare il proprio ciclo di studi così come avevano programmato. A loro abbiamo imposto il sacrificio di rinunciare alla solennità della discussione in aula davanti ai propri genitori, familiari o amici, con la promessa che verrà presto un momento in cui anche quella festa potrà essere svolta tutti insieme, quando potremo nuovamente tornare ad abbracciarci e a condividere quella gioia. Dobbiamo prepararci ad un periodo di ulteriore prolungamento della sospensione delle attività didattiche. Non sappiamo ancora quanto sarà lungo, ma sono sicuro che sarà lungo abbastanza per convincere tutti del fatto che non possiamo imporre ai nostri studenti ritardi rilevanti nella prosecuzione delle loro carriere. Per questo motivo stiamo continuando ad impegnarci per risolvere anche quelle situazioni in cui lo svolgimento di attività in via telematica è più difficile, ma ricordiamocelo sempre, non è mai impossibile. E per questo motivo chiedo con forza a tutti i docenti, ringraziandoli per ciò che hanno fatto finora, uno sforzo aggiuntivo affinché nessun insegnamento, nessun appello di esame sia cancellato, posticipato o ritardato. È un impegno che ci dobbiamo prendere e che si lega al riconoscimento dell'insegnamento universitario quale servizio essenziale che dobbiamo sentirci in dovere di erogare, anche in questa situazione di emergenza, così come fanno i nostri medici e paramedici negli ospedali. Agli studenti chiedo pazienza, collaborazione e rispetto per il lavoro che viene svolto. Il nostro pensiero primario, come ho detto prima, è proprio quello di non rallentare le loro carriere e ce la stiamo mettendo tutta per riuscirci. Ai nostri studenti, però, vorrei anche rivolgere un altro pensiero di gratitudine per la correttezza e il senso di responsabilità civica con i quali anche loro stanno affrontando l'epidemia, rinunciando a quella parte della loro esperienza universitaria, la socializzazione e il godimento del tempo libero, che la rende completa e memorabile. Se la città intera sta dando prova di grande responsabilità, rispettando le regole, i divieti e limitazioni a volte difficili da sopportare, si deve all'adesione a questo sforzo degli studenti che vivono in città e che hanno manifestato una responsabilità civica collettiva che rende onore alla storia millenaria di questa città. Al personale tutto dell'Ateneo va il mio ringraziamento per l'abnegazione con la quale ci siamo tutti adattati, anche piuttosto in fretta, alle nuove misure e alle nuove modalità di esecuzione del nostro lavoro. La nostra esperienza, già piuttosto evoluta, con gli strumenti di lavoro agile, ci ha permesso di percorrere questa strada con qualità ed efficacia, rispettando le indicazioni governative e limitando le ripercussioni negative sull'erogazione dei servizi. Stiamo dimostrando che in alcuni aspetti della nostra attività
gli strumenti digitali possono essere un compendio utilissimo ed è un'esperienza che ci sarà utile in futuro. Permettetemi di soffermarmi su un'area della nostra attività che è stata forse maggiormente penalizzata dall'emergenza Covid-19. Si tratta dell'attività di ricerca, quindi dei nostri ricercatori, a cui stiamo impedendo di continuare a fare quello che da sempre fanno con entusiasmo, grande dedizione ed ottima qualità. A loro stiamo pensando e dovremmo pensare quando potremo cominciare ad avviare quella fase 2 che tutti speriamo inizi il prima possibile. Sappiamo già che la ripartenza non sarà improvvisa, ma che sarà graduale. Ed io credo che tra le priorità della ripartenza ci debba essere proprio la ricerca e la frequenza responsabile e controllata dei laboratori e delle biblioteche, a cominciare dalla ripresa di quei progetti che sono più urgenti e tra i quali voglio indicare la preparazione delle tesi di laurea e di dottorato, nonché i progetti che sono prossimi alla rendicontazione. Proprio per coordinare la fase di ripartenza, il Senato accademico ha costituito un gruppo di lavoro che in questi giorni sta analizzando i vari aspetti della nuova fase che dovrà iniziare, in attesa dei provvedimenti governativi che tracceranno la strada. Il gruppo di lavoro, coadiuvato dai dirigenti, si sta occupando delle misure immediate, quelle del breve periodo, ma sta anche pensando a quello che sarà l'Ateneo nel medio periodo, a cominciare dal prossimo anno accademico, il cui inizio avverrà comunque, verosimilmente, in presenza di alcune inevitabili misure di sicurezza auspicabilmente non così rigide come quelle attualmente in vigore. Lasciatemi chiudere con un pensiero di gratitudine sincera ai nostri medici e paramedici dell'ospedale Le Scotte, ai quali aggiungo i medici in formazione, gli specializzandi, i quali contribuiscono fattivamente al servizio assistenziale offerto alla cittadinanza. In queste settimane, guidati saggiamente dalla direzione aziendale e sanitaria, essi hanno dato prova di grandissima abnegazione, amore per il proprio lavoro e qualità professionali. L'affetto e la stima che l'intera città gli sta dimostrando li ripaga di questi sacrifici, anche se sono convinto che la migliore ricompensa che essi ricevano siano la gratitudine dei pazienti che assistono con dedizione e senso di umanità non comune. Loro sono il nostro orgoglio. Consegno a tutti voi e alle vostre famiglie i miei migliori auguri per una serena Pasqua, convinto che sarà una Pasqua diversa e che non dimenticheremo facilmente, ma convinto allo stesso tempo che da questa emergenza usciremo più forti e più coesi. Un abbraccio a tutti.